5 anni di lavoro, oltre 16.000 papiri archiviati, sono questi numeri che possono dare la misura del progetto che sta alle spalle della mostra sui papiri di laurea. Ecco spiegato perché uno dei più importanti eventi che caratterizzeranno le politiche culturali della città di Padova in questo 2014 è la mostra Patavina Libertas, i papiri di laurea dell'Università di Padova, aperta al pubblico fino al 27 luglio al Centro Culturale Altinate San Gaetano. L'iniziativa, promossa e organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, dall'Università di Padova e gruppo ICAPT, agenzia di comunicazione e marketing, è nata nel 2009 con un'attività di catalogazione e digitalizzazione di papiri di laurea a partire dal XVII secolo fino ad arrivare ai giorni nostri. Virginia Baradella, Patavina Libertas, i papiri dell'Università di Padova, l'inizio del percorso è qui, lei è immersa in queste cartoline, allora ci racconti dove siamo e da cosa siete partiti? Dunque, io credo che chiunque conosca il papiro di laurea, perché vengono affissi proprio nelle mura della città, quindi qualsiasi viandante, qualsiasi cittadino che passa assiste alla cerimonia del molto comica e anche forse sempre più spettacolare, animata, dell'omaggio degli amici alla laurea dello studente che finisce il suo corso di studi. Senta, ma quanto vi divertivate? Direi abbastanza, ecco, la cosa strana è che siamo anche riusciti quasi tutti a laurearci, cioè quindi e anche molti, anche bene. Qui vediamo sulle pareti dei papiri appunto di Sartori, ma anche con la collaborazione di suo padre, il famoso Amleto. Qui nella prossima sezione, chiamiamola così, vediamo sia un filmato dei primi anni 60 che fa vedere alcune esibizioni della Linguazza, ma in particolare vediamo alle pareti dei manifesti che ricordano sia l'attività sempre della Linguazza, i vari concerti fatti in piazza, oppure attività politiche della Rorida Begonia, che era un partito studentesco, diciamo, scherzoso e goliardico, e a pavimento questo gioco dell'oca che praticamente ricorda la vita studentesca di quegli anni.